quando mi chiedono perché mi piacciono le materie scientifiche non so mai cosa rispondere. Per me è come chiedere a un bambino perché gli piace giocare con le macchinine. Lui non lo sa, ma sa che questa cosa lo appassiona e lo diverte. Per me è la stessa cosa con le materie scientifiche. Mi sono sempre interfacciata con il mondo attraverso una visione razionale, che ho capito poi crescendo essere la medesima che le scienze utilizzano per giungere a nuove scoperte. Mi appassionava e mi appassiona tuttora conoscere come l'ambiente in cui viviamo prende vita, come crea una fitta rete di processi molte volte anche legata all'uomo, ma soprattutto la scienza mi ha aiutata a conoscermi. Sì, scoprire grazie a quali sostanze o parti del corpo provo determinate emozioni o compio determinate azioni. Questo per me è la scienza, conoscenza, e nessuno dovrebbe esserne privato. Quindi, se alla risposta di un bambino mi piacciono le macchinine nessuno si stupisce, perché dovrebbero stupirsi alla risposta di una donna mi piacciono le materie scientifiche? Cerchiamo di normalizzare questo concetto, perché alla fine quello che ci accomuna tutti è la passione. Io mi chiamo Veronica e studio informatica all'ITIS di Gorgonzola. Fin dalla scelta dell'orientamento alle medie, la mia scelta appunto delle superiori è stata criticata perché a sentire che una ragazza studiava informatica non piaceva. Però io ho continuato per la mia strada seguendo le mie idee e ho anche ottenuto risultati ottimi, quindi sono fiera della mia scelta. L'ambito in cui vorrei specializzarmi è la creazione di database, perché sono un elemento essenziale in ogni azienda. Un consiglio per tutte le ragazze in ascolto è quello di non lasciarsi assolutamente influenzare dai pareri e dalle opinioni altrui. Dobbiamo continuare seguendo le nostre idee e le nostre passioni. Solo così potremo cambiare le cose e cambiare anche i nostri stereotipi. Che cos'è per me la scienza? Scoprire noi stessi e, da un punto di vista medico, aiutare noi stessi. Fin dalle medie vedevo le mie amiche che sceglievano delle materie umanistiche, invece io mi appassionavo sempre di più a quelle scientifiche, per cui ho capito che la strada della scienza era la mia materia. Inoltre ho scelto un liceo delle scienze applicate perché sapevo che qui la scienza era molto più approfondita rispetto a quello tradizionale. Spesso vedevo queste persone con questo camice bianco-verde e capivo che il chirurgo era la mia strada. Intraprendere un percorso scientifico imprime in chi lo vive un ragionamento schematico, quello tipico di un metodo scientifico che si rivela un'utile risorsa soprattutto nella vita quotidiana. Sfortunatamente le donne si affacciano timidamente al mondo scientifico, forse perché viene percepito come un ambito prettamente maschile e a tratti forse anche maschilista, ma in questi ultimi anni il divario sta diminuendo sempre di più, proprio come il pregiudizio. Perché le donne non dovrebbero abbracciare la scienza? È ora di abbattere questo stereotipo e niente e nessuno deve impedire a noi stesse di scegliere facoltà scientifiche. Io nella mia vita sono sempre stata molto fortunata, ho potuto svolgere tutte le attività che volevo fare, come pallavolo, danza classica, ma anche rugby, 10 anni di karate, quindi non mi sono mai sentita di non poter fare qualche attività. Ho scelto di venire qua al liceo delle scienze applicate, perché sono molto appassionata alle scienze e infatti l'anno prossimo mi piacerebbe tantissimo andare a fare fisica e poi continuare nel campo dell'astrofisica e diventare ricercatrice, che sarebbe il mio grande sogno. E non mi sono mai sentita inferiore rispetto a un mio compagno di classe, semplicemente perché ognuno ha le proprie capacità, indipendentemente dal sesso. E sono molto fortunata anche perché sono nata in una generazione che sta facendo tantissimi passi avanti in questo senso. Infatti conosco tantissimi miei amici che hanno deciso di andare a fare lingue piuttosto che psicologia e sono delle materie che per dei pregiudizi assurdi vengono considerate solo per le donne, o viceversa io andrò a fare fisica che per pregiudizio è considerato una materia strettamente legata al sesso maschile. E quindi noi siamo fortunati perché abbiamo potuto decidere quello che vogliamo fare del nostro futuro in base a quello che ci piace, senza metterci dei paletti o degli stereotipi inutili. Se dovessi descrivere o contrapparare l'informatica, direi creatività, logica e curiosità. Quali parole migliori di queste descrivono al meglio ciò che siamo le donne? Spesso quando mi chiedono che cosa studio rimangono molto sbalorditi quando sentono che studio informatica, perché non se lo aspetterebbero da una ragazza come me. E io tutte le volte ne vado fiera perché sono la prova che questi stereotipi non esistono, ma anche perché quello che faccio mi riesce bene. Infatti spesso sono proprio i nostri compagni che ci chiedono aiuto nelle cose, nelle materie varie.
Ho scelto l'indirizzo informatico perché mi è sempre interessato questo argomento e le tecnologie in generale. Non ho mai considerato come se fosse un indirizzo prettamente maschile, ma ho seguito la mia passione, ciò che mi interessava a studiare, e infatti continuerò per questo percorso anche dopo il diploma. L'argomento che più mi appassiona e che vorrei studiare in futuro riguarda la sicurezza informatica, perché è un ambiente molto importante, soprattutto in un lavoro futuro nell'azienda. Ho scelto questo indirizzo perché mi interessa molto l'informatica e sarà il nostro futuro. È molto importante l'informatica per appunto visualizzare i siti e capire cosa c'è dietro ai siti, cosa si nasconde, per capire tutto questo nostro mondo. L'argomento che mi è piaciuto soprattutto in questi 5 anni è lo sviluppo e la creazione di siti web. Spesso mi chiedono perché ho intrapreso questa strada e ogni volta saprei dare una risposta diversa, perché le materie scientifiche mi piacciono talmente tanto che una risposta non basterebbe, forse neanche 100. Personalmente non mi sono mai pentita di aver scelto il liceo scientifico opzione scienze applicate, poiché sin dalle medie ho sempre sognato di stare in un laboratorio a diretto contatto con sostanze e professori che mi aiutassero a scoprire cose nuove in quell'ambito. E infatti anche dopo il diploma vorrei intraprendere un percorso scientifico, in particolare la facoltà ingegneristica a contatto con la medicina. Ma quante volte ci è capitato di ascoltare ragazze dire di non fare quello che vogliono per vergogna? Oggi siamo qui per dirvi che più nessuno dovrà sentire o raccontare queste storie, perché noi donne siamo libere di scegliere ciò che ci piace senza limitazioni.